Eccoci qui, care amiche, cari amici che ci seguite, ben ritrovati, consueto appuntamento con la striscia quotidiana della nostra emittente, nella quale parliamo di temi che riteniamo di grande interesse. Oggi parleremo di un tema abbastanza delicato che riguarda sia i privati, i cittadini privati, che gli imprenditori. Parleremo un po' del sistema economico, della banca, del mondo delle banche, parleremo di anatocismo, parleremo di maltrattamenti, fra virgolette, proprio del sistema bancario nei confronti, parleremo anche di opportunità e parleremo anche di tutela di quelli che sono i diritti. Ovviamente è un tema abbastanza delicato, per cui oggi lo tratteremo con due ospiti e abbiamo con me in studio un legale che è l'avvocato Gianfranco Lo Iudice, grazie per essere intervenuto. Grazie a voi, buonasera. E poi in collegamento Skype abbiamo da Bari un dottore commercialista, Antonio Porcelli, grazie Porcelli per essere intervenuto. Grazie a voi. Il primo anello di questa puntata, parlando di quello che è stato l'impatto del Covid proprio sul sistema economico e soprattutto nei rapporti con le banche. Ecco, è cambiato, come dicevo nella prefazione, un po' il rapporto. Oggi molti si sono trovati in difficoltà. Ecco, ci sono ci sono delle misure che danno la possibilità al consumatore, all'imprenditore di far fronte a questa crisi economica e mantenere il rapporto con le banche. Beh, sì, sicuramente, diciamo, posto che penso che l'impatto ad oggi non sia ancora visibile, anche grazie alle misure che sono intervenute e che sono state poste in essere dal governo immediatamente dopo l'inizio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con il decreto Curitalia e il decreto liquidità, che ha consentito tanto alle imprese quanto ai consumatori di beneficiare delle cosiddette moratorie. Moratorie che inizialmente sono state previste solo per le famiglie per le quali, diciamo, era già in essere la misura del fondo Gasparrini, in virtù del quale avrebbero potuto beneficiare, potevano beneficiare della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, della quota capitale, non anche della quota interessi, per un periodo di 18 mesi. E alla luce di quello che stava accadendo, il governo nel 2020, a marzo del 2020, ha deciso proprio di estendere questa misura anche alle imprese, perché ovviamente il tessuto ha lanciato questo salvagente, chiamiamolo così, altrimenti parecchi sarebbero crollati. E, sono state e sono tuttora, perché sono in corso e sono state prorogate, delle misure di particolare importanza, perché in buona sostanza hanno consentito alle famiglie ed anche alle imprese di direzionare la spesa in altri ambiti, e quindi piuttosto che hanno preferito altri ambiti piuttosto che quello bancario, proprio perché c'era stata data la possibilità di sospendere. Certo è che inizialmente il governo ha pensato a sospendere solo i mutui prima casa, mentre poi dopo è intervenuto un accordo tra l'Associazione Bancaria delle Banche Italiane, l'ABI, e alcune associazioni dei consumatori, grazie al quale è stata estesa la misura del decreto Cura Italia e liquidità anche ad altri rapporti, quali finanziamenti di liquidità, quindi che non avevano ad oggetto solo ed esclusivamente il rapporto del mutuo contratto per l'acquisto di un'abitazione principale. Il problema è che oggi non si vede, grazie alla moratoria, e che purtroppo Non lo percepiamo ancora, certo, così com'è, perché no, non si sentono le misure negative, per il semplice fatto che, beneficiando delle moratorie, ad oggi non sappiamo quanti consumatori, quanti utenti bancari avranno la capacità. Tutto questo ci cascherà addosso. Tutto questo ci cascherà addosso, tant'è vero che si sta già parlando di impatto del Covid nei cosiddetti NPL, che sono i crediti deteriorati che hanno in pancia le banche e che gioco forza verranno fuori di qui a qualche tempo. Questo è un altro tema conseguenziale, poi dopo passiamo al dottor Porcelli. Proprio questa crisi, questa mancanza di liquidità, la chiusura, lo stop and go delle attività, dei negozi, ristoranti, ecco, alcuni sono finiti nelle cosiddette CRIF, le banche dati, dove vengono segnalati quelli che non sono puntuali nei pagamenti, e oggi per un imprenditore che magari ha attraversato questo periodo di crisi
in un momento della vita inaspettato, dove magari aveva investimenti di beni strumentali in piedi. Entrare in queste banche dati significa essere entrare nell'anticamera, diciamo, della con una croce rossa, esatto. Entrare nelle cosiddette blacklist, e questo significa non poter accedere al credito, non poter chiedere un mutuo, non poter chiedere un affidamento su un conto corrente bancario. Lo stesso per le famiglie: non possono accedere al credito, acquistare un'automobile o fare un acquisto di un bene che serve per la casa. Ecco, oggi i consumatori sono entrati in tanti in questa, non abbiamo ancora i dati come dicevi tu, ma certamente quando avremo un quadro più chiaro a fine Covid capiremo che percentuale di italiani è diventata, secondo quello che il criterio bancario viene chiamato, cattivo pagatore, e quindi ecco, sì, lo capiremo dopo. Però questo è un peccato, perché specie in questo momento i tassi di interesse sono più bassi, quindi quando i tassi vengono abbassati vuol dire che le banche hanno più liquidità, vogliono mettere denaro sul mercato, ma è un po' un controsenso, insomma, avere una appetibilità in termini di offerta e non poterci arrivare perché siamo tutti diventati dei cattivi pagatori. Beh sì, diciamo, indubbiamente la segnalazione nei sistemi di informazione creditizia, siano essi CRIF, Centrale Rischi di Banca d'Italia, è una segnalazione che arreca parecchio pregiudizio tanto al consumatore quanto ancora di più all'imprenditore, che non può appunto accedere al credito bancario nella forma dell'affidamento e quindi altre forme di liquidità, di prestiti di liquidità. E purtroppo sono segnalazioni delle quali molti, tanto imprenditori quanto consumatori, sono venuti a conoscenza proprio in ragione delle moratorie. Cioè, presentata la domanda di sospensione del mutuo, si sono resi conto che erano stati segnalati nei sistemi di informazione creditizia senza la preventiva autorizzazione e comunicazione. Perché, diciamo, trattandosi di un'attività che può essere qualificata come pericolosa proprio per le conseguenze che da essa possono derivare, è bene che il consumatore venga informato prima della segnalazione in centrale rischi. Dico, ma il consumatore può fare ricorso a questo tipo di situazione? Sì, nel momento in cui si dovesse riscontrare un'anomalia nella procedura che precede la segnalazione, è possibile fare un ricorso, diciamo, dinanzi all'autorità giudiziaria, con un ricorso d'urgenza che è l'ex articolo 700, in virtù del quale è possibile ottenere tanto la sospensione quanto addirittura la cancellazione, lì dove l'autorità giudiziaria dovesse rendersi conto che effettivamente la segnalazione è stata effettuata in spregio delle disposizioni normative o regolamentari del settore. Scusami, tu sei un legale, ma c'è chi si comporta così oggi? Quasi tutte. È un tema. Quasi tutte le banche si comportano delicato in questa maniera, perché molto spesso capisco la finalità che c'è dietro la segnalazione, cioè la segnalazione ha lo scopo di informare gli altri istituti di credito, le finanziarie. Che questo è pericoloso. Che, sì, il signor Tizio è un cattivo pagatore, quindi è bene non, o sarebbe bene non concedere a lui prestito. E il problema è che ci sono delle procedure rigide che devono essere tenute debitamente in conto, proprio perché è un'attività pericolosa. Quindi segnalare senza dare la possibilità al cliente di essere a conoscenza dell'imminente segnalazione in centrale rischi o in CRIF può provocare un danno tale per cui questo lo diciamo ai consumatori, insomma, se vi rendete conto di essere incappati in una situazione del genere, sappiate che esistono anche linee legali, perché i poteri forti sì ci sono, però esistono anche strumenti forti, diciamo, legali che, con i quali ecco, si può almeno chiedere il rispetto delle regole reciproco. Sì, assolutamente. Adesso passiamo al commercialista, al dottore commercialista Antonio Porcelli. Con lui vorrei trattare un altro tema, insomma. Quando un imprenditore, un'azienda va in crisi, insomma, una volta andava dall'amico e si faceva prestare dei soldi, poi questi amici piano piano hanno messo su un'attività, era quella dell'usura, e sappiamo i danni che ha creato l'usura agli imprenditori, però spesso oggi si parla anche di usura bancaria, ecco. Quando possiamo dire che la banca si comporta un po', diciamo, in modo simile agli usurai?
Lo possiamo dire nel momento in cui, da controlli che vengono effettuati sull'operato della banca, ci si accorge che la stessa banca ha superato il cosiddetto tasso soglia usura. La differenza diciamo, dall'usura di strada è proprio quella, che l'usura di strada, tra virgolette, il cosiddetto strozzino, non ha un tasso soglia da superare. Le banche invece, gli istituti di credito hanno, come diceva l'avvocato Lo Iudice, una regolamentazione, devono osservare delle normative, tra cui quella importantissima e fondamentale di non oltrepassare il cosiddetto tasso soglia usura. Questo tipo di verifica, purtroppo, è consuetudine farlo solo nel momento in cui ci sono stati dei problemi, quindi quando le banche attaccano. Sarebbe opportuno farlo prima, magari prima della firma di un contratto, che sia un contratto di mutuo, di finanziamento, anche di apertura di conto corrente, però purtroppo avviene successivamente. E questo, diciamo, il motivo per il quale si parla ormai in maniera abbastanza diffusa adesso dell'usura bancaria, perché si è riscontrato in molte occasioni che gli istituti di credito hanno applicato dei tassi di interesse e delle spese e commissioni varie che hanno superato di poco o di molto, a seconda dei casi, hanno superato il tasso soglia. È una verifica che va fatta sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista legale, quella riguardante l'usura, perché diciamo, queste due materie, se vogliamo, vanno in questo settore, vanno a braccetto. In un primo step, diciamo, il cliente, nel momento in cui è in difficoltà, soprattutto in quel momento, come quando per esempio viene segnalato in centrale rischi o quando viene attaccato dalla banca con un decreto ingiuntivo, un atto di precetto, un pignoramento, si rivolge all'avvocato o anche a volte al consulente per verificare la situazione. Nel momento in cui sorge la possibilità di attraverso la documentazione di verificare che effettivamente c'è stato il tasso soglia, allora ci si comporta di conseguenza a livello legale. Allora, i tassi soglia sappiamo che sono variabili, vengono stabiliti da tutto l'apparato bancario. Oggi qual è il tasso soglia? Diciamo, che tasso non deve superare quello, l'ultimo, diciamo, il più aggiornato? Beh, vabbè, sono diversi perché vengono suddivisi in base alle diverse categorie. Nel corso degli anni le categorie si sono ampliate tantissimo, si è iniziato con poche categorie in cui rientravano, per dire, i conti correnti, i mutui, i leasing, i finanziamenti. Adesso sono stati suddivisi anche a seconda di scaglioni di importo riguardanti i vari tipi di finanziamento. La cosa che diciamo fa un po' specie in questo periodo è che, nonostante i tassi si siano parecchio abbassati rispetto agli anni precedenti, a volte quando si parla per esempio di tasso variabile, addirittura negli ultimi periodi il tasso Euribor è andato al di sotto dello zero, per cui i tassi dovrebbero essere, non dico azzerati, ma comunque molto molto bassi, c'è la possibilità che si superi lo stesso il tasso soglia. Questo avviene per dei meccanismi che molte volte non sono noti diciamo, al consumatore. Faccio un esempio. I finanziamenti vengono nel 99%, anzi diciamo il 100% dei casi,
vengono finanziamenti o mutui o cessioni del quinto vengono restituiti con una rata costante, il cosiddetto piano d'ammortamento alla francese. Sappiamo che quando sottoscriviamo un mutuo o un finanziamento dobbiamo restituire questo capitale, a cui si aggiunge anche la quota interessi, con una rata fissa. Che cosa si è scoperto negli ultimi anni? Che la rata fissa comprende nella quota interessi un calcolo matematico che dà la possibilità alla banca di, diciamo, arricchirsi più di quanto sia dichiarato nel contratto. E naturalmente la conseguenza è che chi sottoscrive, il mutuatario che sottoscrive un contratto, è tra virgolette costretto a pagare una cifra al di sopra di quella che effettivamente dovrebbe pagare. Naturalmente questo porta ad un impoverimento del mutuatario, e questo avviene sia per i privati che per le aziende, e nel caso specifico delle aziende, per esempio, quando i mutui sono anche di una certa rilevanza, il fatto di dover restituire delle rate che comprendono una quantità di interessi superiore a quella che dovrebbe essere, naturalmente porta la stessa azienda ad un notevole impoverimento e quindi a una situazione finanziaria che la porta poi alla crisi che ormai molte aziende vivono. E quindi poi magari anche al fallimento delle stesse aziende. Dottore, cioè praticamente non l'ha detto, ma mi è sembrato di capire che le banche che fanno? Ricalcolano gli interessi sugli interessi. Esatto, calcolano gli interessi sugli interessi. C'è da dire che ormai da molto tempo è acclarato che questo calcolo avveniva in maniera più o meno lecita. Dico più o meno lecita perché ci sono dei periodi in cui questo calcolo è stato, diciamo, legalizzato, altri periodi in cui invece non lo era, ed è acclarato che questo avvenisse sui conti correnti. Da qualche anno ormai si è capito che questa cosa avviene anche all'interno dei finanziamenti, tanto che in questi ultimi anni sono stati interessati addirittura dei professori di matematica finanziaria che hanno studiato i casi e hanno evidenziato quali sono le criticità. Quindi adesso si sa ormai, e la matematica, come si suol dire, la matematica non è un'opinione, è una materia certa, ha dimostrato che la banca, nel momento in cui fa sottoscrivere il contratto e ti dice che la restituzione del capitale avverrà con l'ammortamento alla francese, quindi a rata fissa, la banca in quel momento nasconde un costo implicito all'interno della rata. Ed è effettivamente anche in quel caso che si parla di anatocismo, che sarebbe il calcolo degli interessi sugli interessi. È certo. Allora, ha illustrato molto bene il dottore commercialista. Abbiamo fatto giusto due precisazioni piccoline. Ecco, sotto il punto di vista legale, una situazione del genere, oggi le banche vengono chiamate, sono i cosiddetti poteri forti, ma sulla bilancia c'è qualche strumento a disposizione del consumatore con il quale potersi difendere da questi meccanismi, ecco, anche attraverso voi legali, voi avvocati? Certo che sì, perché in buona sostanza per molto tempo si è stati indotti a pensare che solo l'usura criminale, quindi quella di strada, fosse effettivamente rilevante anche ai fini penalistici. In realtà ci sono tassi di soglia lì. Esatto, in realtà va fatta questa distinzione, perché lo strozzino, l'usureo di strada, non è che trimestralmente si scarica
il decreto tassi emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e decide a quale tasso prestare i danari. Certo, sono dei tassi che valgono anche per loro, però lo strozzino applica e pratica dei tassi notevolmente superiori rispetto a quelli praticati dalle banche. Ciò nonostante, anche le banche, ahimè, praticano, anzi, ahinoi, praticano tassi usurai, perché molto spesso sforano quel limite massimo che è imposto dal decreto ministeriale. Gli strumenti a tutela tanto delle imprese quanto dei privati sono gli stessi che ovviamente l'ordinamento fornisce nei confronti, a tutela loro, nei confronti dell'usuraio di strada, che sono ovviamente la denuncia o la possibilità, come ha detto il dottor Porcelli, di difendersi nel caso in cui fosse la banca ad agire nei confronti, diciamo, del consumatore, il che molto spesso accade quando il rapporto entra nella fase patologica e quindi il consumatore non ha più la possibilità di provvedere al pagamento puntuale delle rate del mutuo. La banca, dopo un po' di tempo, deve gioco forza dichiarare risolto il contratto e tenta di recuperare il recuperabile mettendo, diciamo, agendo esecutivamente sull'immobile offerto in garanzia all'atto della sottoscrizione del mutuo. In quella sede lì è possibile difendersi e, diciamo, si può. Beh, insomma, abbiamo letto di situazioni del genere, sì. Però ecco, solitamente è più debole il cliente rispetto alla banca, insomma, è come Davide contro Golia. Ci sono casi in cui invece il piccolo Davide ha battuto il gigante Golia? Beh sì, diciamo che ultimamente si incontrano per strada più Davide che Golia, perché è vero, sì, l'istituto di credito fa comunque paura. Perché giustamente è qualificato come un potere forte, sappiamo l'importanza e il peso che hanno le banche in Italia, perché ovviamente il tessuto economico e sociale è basato sul sistema bancario. Crollasse il sistema bancario staremmo a parlare qui di altro. Però non mancano risultati positivi, ne abbiamo ottenuto noi uno qui a dicembre scorso, di recente ce n'è stato un altro emesso dal Tribunale di Roma. E i tribunali e l'autorità giudiziaria, comunque in qualità di potere terzo rispetto alle parti, cerca di percorrere la strada giusta e quindi di riequilibrare i rapporti tra le parti, che ovviamente propendono più per gli istituti di credito. Beh, certo, il cliente nel momento in cui sottoscrive un contratto ha l'obbligo di rispettare le regole. Però lo stesso obbligo vale anche per il sistema bancario, anche se tutte quelle cose piccoline, ogni volta che, anche quando si acquista un elettrodomestico, no? Il credito al consumo quello è un altro mondo, ti danno le carte revolving, ti danno di tutto e di più, alla fine l'utente poi non comprende più, cioè ho comprato merce per 2.000 euro, ne ho restituiti 3.000. E lì magari si è andato veramente oltre i tassi. Sì, ma infatti molto spesso la problematica sottesa ai contratti bancari non è tanto questione di contenuto in senso lato quanto proprio in senso specifico, perché molto spesso violano la normativa sulla trasparenza, cioè il consumatore, anche se fosse stato scritto a caratteri cubitali, il consumatore non avrebbe colto. Consumatore o imprenditore, perché comunque si parla di utente medio, perché se poi dopo dobbiamo ricorrere ad un consulente per tirar fuori le anomalie che ci sono in un contratto, allora tutti quanti siamo utenti medi, fuorché i commercialisti o i professori a questo punto di matematica finanziaria. Il problema molto spesso che si riscontra nei contratti bancari è quello della mancanza di trasparenza. E come il caso appunto del regime di capitalizzazione composta che viene utilizzato per sviluppare i piani di ammortamento alla francese, per i quali appunto viene omesso il tipo di regime finanziario adoperato. È chiaro che lì dove fosse indicato, il consumatore comunque non sarebbe in grado di capire qual è il costo che ne deriva dal regime finanziario composto piuttosto che di quello semplice. Però lì dove invece fosse indicato, la banca non starebbe nel torto, in buona sostanza. Beh, insomma, è un mondo molto, molto ampio, molto grande, quello dei numeri attorno ai quali, insomma, si regge proprio tutto il sistema banca e consumatore. Torniamo al dottor Porcelli, quindi il consiglio da dare all'utente, ecco, al telespettatore che ci sta guardando, quindi quello intanto di sentire
in caso di diciamo, ombre o dubbi, sentire il proprio commercialista e magari poi anche il proprio avvocato? Su questo vorrei fare questo tipo di precisazione. Dato che la materia è prettamente tecnica, effettivamente il consiglio che posso dare proprio in maniera estremamente spassionata a chi ci sta seguendo è di rivolgersi soprattutto a persone, sia avvocati che consulenti, che siano specializzati nella materia. Non è facile, però si può, anche magari vedendo un po' su internet, si può capire chi si occupa della materia, anche dai risultati che vengono ottenuti, perché l'avvocato Lo Iudice prima citava un risultato ottenuto qui a Bari. Lui proprio ha ottenuto un ottimo risultato in procura dal GIP di Bari, che ha diciamo è stato a livello nazionale è stato molto richiamato sia da miei colleghi consulenti che anche da colleghi avvocati. Quindi stessa cosa, io parlavo prima dell'ammortamento alla francese, del calcolo della capitalizzazione composta, del regime di capitalizzazione composta rispetto a quello di capitalizzazione semplice. Queste sono cose che sono difficili anche per diciamo chi non è, nonostante si occupi come colleghi o come avvocati, nonostante si occupi di contenzioso bancario, non sono facili da affrontare. E quindi proprio per questo motivo consiglio di rivolgersi a chi è specializzato nel settore, perché così si può cercare di risolvere in maniera più veloce e diciamo senza commettere errori che poi potrebbero gravare proprio su chi cerca di difendersi magari dall'attacco di una banca. No, quello che ha detto è giustissimo, anche perché insomma è la stessa cosa, uno è laureato in medicina, vabbè, però tutti sono dottori, poi c'è chi si specializza in dermatologia, in chirurgia, odontoiatria, eccetera, eccetera. Stessa cosa per i consulenti e per i legali, quindi il consiglio che insomma, ha dato mi sembra un consiglio condivisibile. Come? Da ratificare. No, diciamo, no, ma va preso in considerazione, perché a volte magari proprio la scelta di un consulente, di un professionista che ti deve tutelare o salvaguardare è importante, perché determina un risultato piuttosto che un altro. Perché a volte poi magari se intraprendi una strada sbagliata e puoi addirittura peggiorare le cose o accelerare quello che vorresti difendere, acceleri invece anticipare sbagliando l'evento, diciamo. L'evento. Nei confronti di chi magari è venuto a casa tua a bussare. Mi dispiace interrompere questo tema, perché sono convinto che molti telespettatori su questa roba insomma vogliono essere informati. Io magari vi rubo una promessa, se magari più in là possiamo tornare su questi temi trattando anche altri aspetti, perché siamo entrati proprio in superficie, non ci siamo immersi in questo mondo che vuoi o non vuoi coinvolge tutti, perché adesso tutti abbiamo un conto corrente bancario, tutti abbiamo un mutuo, tutti abbiamo un rapporto di finanziamento per l'acquisto di beni strumentali, beni per casa, eccetera, eccetera. Quindi oramai tutti conosciamo la materia, però ecco proprio questo, come diceva anche il dottore Porcelli, insomma, va studiato, va letto, perché dietro ci sono tante di quelle cose che vanno interpretate, perché ripeto, il consumatore ha l'obbligo di pagare, però le regole valgono sia, certo, sono regole bilaterali, non sono regole unilaterali, anche se le banche poi intanto ti mandano il foglio, delle regole proprie, modificano, diciamo, sì, unilateralmente. E beh, questa è una cosa possibile, si può fare avvocato una cosa del genere? Certo che sì, ma per poterlo fare devono adottare una forma di comunicazione particolare. Sì, ti mandano la lettera e abbiamo deciso che è così, punto. Esatto, però il problema è che quella lettera dovrebbe essere mandata con raccomandata, con avviso di ricevimento, perché trattandosi di comunicazione ricettizia produce effetti lì dove effettivamente è conosciuta dal cliente.
Per ragioni di costo, ovviamente, le banche le trasmettono a mezzo posta ordinaria e quindi non sempre vi è la prova che il cliente l'abbia effettivamente ricevuta. Certo, l'internet banking sta salvando gli istituti perché molto spesso fanno queste comunicazioni nelle caselle di posta del profilo online della banca e quindi in quel modo lì è assolto l'onere che la legge impone loro. Però diciamo non sempre possono. Quindi con internet ci sarà un nuovo mondo che piano piano uscirà, verrà a galla sul piano legale delle controversie. Beh sì, indubbiamente, posto che comunque vanno rispettate anche in quel caso lì determinate procedure e soprattutto determinati presupposti, cioè non possono modificare, anche avvalendosi dell'internet banking, non possono modificare senza delle valide ragioni, per lo più economiche, i tassi applicati al rapporto. Va bene, ci siamo dilungati un pochino oltre il tempo che avevamo a disposizione. Io ringrazio gli ospiti che sono intervenuti in collegamento Skype da Bari, il dottore commercialista Antonio Porcelli, grazie. Grazie, grazie a voi, buona serata. E con me in studio invece l'avvocato Gianfranco Lodice. Grazie a voi. Bene, amici, è tutto anche per questa puntata. Speriamo di aver soddisfatto, diciamo, dissetato la vostra sete di notizie, perché questo è un tema che insomma interessa davvero tanti, davvero quasi tutti, perché oggi, come dicevo, tutti abbiamo a che fare con il mondo delle banche, il mondo delle finanziarie. È tutto anche per questa puntata. Io vi do come sempre appuntamento tutti i giorni alla solita ora con Canale 2. Alla prossima.